Benvenuti amici sportivi, questo è Racer Race. Un saluto naturalmente da Roberto 50, il contenitore delle vostre passioni a due ruote, quattro ruote, sei, otto, trial, motociclismo, automobilismo, dirt track, di tutto, su tutte le superfici. Però attenzione, sento che sta per partire il primo servizio, una voce dalla montagna. Sono pazzo, è Matteo Grattarola. Siamo a Taceno, provincia di Lecco, e siamo insieme ad uno dei campioni di questa categoria. Sono Matteo Grattarola. Beh, Matteo, con queste evoluzioni mi fa letteralmente godere. Vediamo il curriculum. Posso dire secondo anno delle elementari che vengo qui a allenarmi. Ogni tanto abbiamo fatto anche degli allenamenti con i ragazzi del Team Italia per fare praticare il mondiale. Nel trial invece i tuoi competitor? Sono Fabio Lenzi, Bosis, Diego Bosis, Michele Orizio e Daniele Maurino. Qualche rischio c'è, però c'è sempre un seguitore che ti dà una mano, lui se vede che sei in difficoltà prende la moto, tu cadi per terra. Quando mi faccio male, magari anche solo una piccola slogatura, che sto fermo una settimana, vuol dire aver perso non una settimana ma un mese di allenamento. Bello il trial, amici, avete visto che evoluzioni e soprattutto che belle affermazioni anche ha fatto Matteo. Guardate nel parco giochi come ci saluta. Attenzione, però c'è Chicco Villois e c'è il suo team. Sentiamo Chicco. Passiamo nel team Villois. Chicco, com'è una gestione di una scuderia? Aston Martin alle spalle, un impegno importante. La scelta di avere piloti e più che tutto compagni come Marco sono stati fondamentali. Chicco è giovane, lavora con Aston Martin, non è facile. E avere a fianco personaggi come Marco Petrini, che adesso andiamo a sentire, è veramente pazzesco. Con Chicco è nato tutto quasi per gioco, ma questo gioco poi ha portato anche dei bei risultati. A Brenzeggio ho vissuto un momento stupendo, ho trovato un team di una professionalità incredibile. È veramente il primo di tutti i record che Villois può annoverare fra i suoi futuri record. Grande Marco Petrini, mai banale, veramente estremamente simpatico, un gran pilota. Diamo la linea invece a Monza perché c'è il GT Open in anticipazione. Se c'è un protagonista sicuro nel GT italiano è Gianni Giudici. Spiegaci chi sei. Mi piaccio, 60 anni, chiedete in giro alle banche, alle donne. Beh, pazzesco Gianni Giudici, che battute. Adesso c'è un altro servizio naturalmente che segue in questa routine pazzesca ed è in particolare sul karting. Questo è Max Carli, l'abbiamo seguito, pensate, mi ha dedicato per la gara il numero 50, che è il mio cognome peraltro. Ospiti illustri, avete visto Schumacher, avete visto Bolis della federazione naturalmente, e qui vediamo tutto il backstage di quello che è l'attività kartistica. Vedete Max Carli che porta il kart in griglia, naturalmente in questo momento nel parco chiuso, la sua concentrazione che è veramente pazzesca, ha un occhio della tigre che ti ammazza veramente lui. Passo la linea a Lakeman ancora e agli dei del Tabot. Questi signori sono dei pazzi scriteriati, simpaticissimi, esageratamente allegri, bellissimo, le evoluzioni da panico, come le immagini naturalmente vi dimostrano. E infatti vedete cosa riescono a fare con le moto loro. Ritorniamo invece e andiamo sul tetto dello stand Harley Davidson a Lakeman per sentire Marco Belli. Siamo Babbo Natale Marco Belli. Oh, auguri a tutti e buon Natale. Ciao Roberto. A proposito di dirt track, cosa ci puoi dire? Ci si ritrova 10-12 piloti in un fazzoletto a combattere a 60-70 km orari. Tutto questo avviene in derapata, senza un freno anteriore e su un circuito assolutamente sdrucciolevole. E lui è il tre volte campione inglese di dirt track negli ultimi 3 anni. E tra l'altro quest'anno farà per la seconda volta i Pikes Peak, niente po' di meno che una gara veramente mitologica. E magari vi regaleremo anche le immagini. Andiamo a sentire ancora Gianni Giudici, che magari ci dice ancora qualche bomba. Ognuno si fa un regolamento, a quella macchina gli diamo le valvole più larghe. E qui c'è questo concetto del bilanciamento, è come se tu avessi la moglie bella e io brutta, diamo una bagliata in faccia alla tua per tirarla brutta. Devi vincere chi è più bravo, chi è più furbo, chi è più cattivo. Nessun pilota di Formula 1 avrà mai il premio notte di Natale. Il pilota di Formula 1 è un vero bastardo. Ma ragazzi, ma torniamo a fare le corse, no? Questo è tutto. Per adesso Race and Race, il programma avete visto della passione a 2 a 4 ruote, come vi dicevo all'inizio. Il prossimo appuntamento sarà ancora più caldo e vi aspetto naturalmente sempre su questa rete. Per adesso è tutto. Però sento ancora le voci. O è Grattarola o è meglio finire la puntata. Di nuovo, ciao!